I musei sono la nostra carta d'identità, il deposito della memoria, oltre che la punta di diamante del nostro patrimonio. Superata la tempesta di questi mesi, dovremo imparare lentamente a rifrequentarli, anche come una sorta di riappropriazione simbolica delle nostre radici più profonde. Frequentare un museo, anche da casa o sfogliandone un catalogo online, mette in moto i nostri sensi. È un carburante di intelligenza e immaginazione. Sollecita a rinforzare i nessi tra i luoghi e le persone e a crearne di nuovi. I musei sono fatti anche per gli incontri, come sapevano poeti e registi come Baudelaire o Hitchcock. E Dio solo sa se, passata la tempesta, non avremo bisogno di rimetterci in marcia e guardarci in faccia di nuovo. Fu nell'ottobre 2007, poco più che 13 anni fa, che nacque il Museo Diocesano, tra i più originali di una città che di musei non ne conta pochi. Niente è più appassionante che andare a caccia di opere poco note o addirittura sconosciute nelle chiese della città. E ciò lo si può fare, volendo, anche stando comodamente seduti a casa. Ebbene, giunti in Largo Donna Regina, l'imponente scalinata che ci introduce all'ingresso ci mette ad una visita per vari punti di vista inaspettata. Ci sono da vedere ben due chiese ed un museo annesso. Donna Regina fu ricostruita nei primi anni del 300 dopo un terremoto. In epoca seicentesca fu costruita la chiesa nuova e la vecchia fu annessa alla zona di clausura. Quella che vediamo oggi è frutto di una separazione dei due edifici, quello antico e quello barocco, avvenuta tra le due guerre mondiali. Il visitatore però deve essere consapevole che in origine il percorso era unitario. Per chi entri oggi nella chiesa nuova, l'impatto è di un'esplosione di colore. Questo effetto di ricchezza cromatica è determinato dalla presenza dei marmi, ma questo è solo lo sparo d'inizio di una lunga festa per gli occhi. Le tele che affollano le cappelle laterali, insieme al ciclo di affreschi nel soffitto della navata, offrono uno spaccato sul meridione tardo seicentesco. Procedendo nell'interno si possono fare degli incontri inaspettati. Prendiamo il caso di questo dipinto di un pittore pressoché sconosciuto, Tommaso Fasano, il quale alla fine del Seicento accettò l'incarico di decorare la cappella dedicata alla Madonna del Carmine. Ne vennero fuori una serie di dipinti stilisticamente legati al linguaggio di Luca Giordano, ma con una vena popolare e rustica, a tal punto da rendere Fasano uno dei cantastorie del tardo barocco. Ma nel quadro con la Madonna del Carmine che appare alle vittime della peste, Fasano sembra rialzare il tono e farsi realmente dolente, come a non riuscire a trattenere le lacrime. In questi primi mesi del 2020, nessun quadro del Seicento più di questo potrebbe essere così attuale. In questi ultimi tempi Napoli è andata spesso in trasferta a Parigi. Ci sono state due mostre in città dedicate al genio partenopeo. La prima dedicata allo scultore e disegnatore Vincenzo Gemito, la seconda a Luca Giordano. Ma è come in questo periodo Napoli e Parigi sono state così vicine. Io amo Napoli e i napoletani, ha detto Emmanuel Macron il 27 febbraio 2020 in visita in città accompagnato dal nostro Presidente del Consiglio. Macron, che non ignora come la città sia stata dominata per quasi 200 anni dai francesi, è stato accompagnato a vedere il centro storico e tra le altre cose la Cappella San Severo. Ma se il Capo di Stato avesse imposto una deroga al cronoprogramma, avrebbe potuto spingersi qualche centinaio di metri oltre fino alla chiesa di Donna Regina, dove, tra le altre cose, avrebbe potuto incontrare le tele che un suo conterraneo, Charles Melan, dipinse a Napoli nel 1647. L'Immacolata Concezione di Melan è un omaggio da pittore a pittore alle tele di un grande maestro spagnolo lungamente attivo a Napoli, il Ribera. Melan tratta un'opera religiosa con l'eleganza di un francese a Napoli. 10 anni dopo questo dipinto, su Napoli si sarebbe abbattuta la peste e nulla sarebbe stato più come prima. Un santo spirito, gloria dei paesi.
Eccoci entrati nel coro delle monache della Chiesa Nuova. L'affresco di Francesco Solimena sulla parete di fondo è uno dei capolavori meno noti della pittura napoletana di fine Seicento. Raffigura un episodio della vita di Francesco, il miracolo delle rose, quando cioè il santo porta al Papa la richiesta di indulgenza plenaria per la porzioncola. Fu eseguito quando a Napoli era arcivescovo il cardinale Caracciolo. Il grande murale si annuncia da lontano venendoti incontro come una sorta di fiorita cromatica, ma la prima cosa che tu pensi, prima ancora di aver messo a fuoco il soggetto, è: ma siamo a teatro? Quell'affresco è un sipario? E avresti ragione. L'effetto speciale però in qualche modo è compromesso dal fatto che tra il 1928 ed il 1934 Gino Chierici promosse un restauro invasivo del coro, nella speranza di recuperare quello antico della chiesa adiacente. L'affresco di Francesco Solimena fu spostato in avanti col muro retrostante ed alcuni dipinti laterali e del soffitto furono staccati. Si immagini qui le monache chiamate ad assistere a questa messa in scena ambientata dentro architetture finto antiche, con scalinate in primissimo piano dipinte ed immaginate come se fossero praticabili. La scena ideale entra e prolunga quella reale. Neanche un mago degli effetti speciali sarebbe stato così convincente. La storia è quella di Francesco che va da Papa Onorio III per chiedere l'indulgenza plenaria per quanti vi fossero recati alla Porziuncola e gli dona delle rose miracolose che, con attenzione, ancora riusciamo a vedere. Solimena a Donna Regina è un piccolo e giovane Giordano con la camicia pulita. La visita del complesso del Museo Diocesano culmina con la Chiesa Angioina, nata nei primi anni del 300. Ma qui una premessa è necessaria. Napoli non è solo Caravaggio e il Barocco. Sebbene non siano in molti a dirlo, il secolo più grande dell'arte e della cultura locale va dalla seconda metà del 200 a tutto il 300, un arco di un secolo e mezzo in cui la città conobbe un'autentica vocazione internazionale. Sono gli anni della dominazione angioina, dal 1266 al 1381. Durante l'avvicendamento di almeno quattro re, Carlo I, Carlo II, Roberto e Giovanna, sorgono i monumenti che ancora oggi caratterizzano il volto della città, da Castelnuovo alle grandi chiese. E non vi è dubbio che tra i massimi promotori di questa rinascenza napoletana vi sia la regina d'Ungheria. Scomparsa nel 1323, Maria d'Ungheria era stata una sposa bambina. Da Carlo II, re di Napoli, con cui si unì 17enne nel 1270, ebbe 13 o addirittura 14 figli. Nella chiesa a lei intitolata, addossata ad una parete in una collocazione non originaria, vi è anche la sua tomba. Proviamo ad accarezzare con lo sguardo il viso di una regina scaltra e colta, che più volte resse il trono di Napoli in qualità di vicario e che fu tra le altre cose committente di artisti come Simone Martini. Ha sul capo la corona, ma sembra in tutto e per tutto, come attesta la sobrietà con cui lo scultore l'ha vestita, una donna colta dal sonno. La tomba è sorretta da quattro virtù: prudenza, temperanza, giustizia e forza, doti di cui soprattutto di questi tempi dovremmo farne un po' tutti scorta. A rigore manca solo la pazienza. Questa meravigliosa opera in marmo bianco con inserti di mosaico è uno dei capolavori della scultura gotica a Napoli. Fu eseguita tra il 1324 ed il 25 da Tino di Camaino, il quale vi dispiega un linguaggio raffinato dentro cui la conoscenza della pittura di Giotto e Simone Martini si coniuga con elementi del gotico francese. È oramai da tempo che gli studiosi sono concordi nel leggere questo monumento come un potente veicolo di propaganda politica e dinastica, a cominciare dal fatto che sotto le arcate si celebra la famiglia reale. Vi siedono infatti 11 dei 13 figli di Maria d'Ungheria, tra i quali vediamo Carlo Martello, Roberto d'Angiò e Ludovico da Tolosa, canonizzato nel 1317. Anche nella chiesa vecchia il punto saliente è di nuovo il coro delle monache sovraelevato, che conserva il più vasto ciclo di pitture murali trecentesche a Napoli. L'attribuzione ai seguaci del pittore romano Pietro Cavallini è ampiamente giustificata.
È soltanto qui, con queste storie della vita di Cristo e dei Santi, che si corona quell'itinerario per nulla scontato al di fuori degli studi specialistici nella pittura d'epoca angioina. Il Museo Diocesano di Napoli accoglie opere provenienti dai depositi della Curia, dalle due chiese e da altre chiese di Napoli attualmente inagibili. Offre un'antologia d'arte per lo più napoletana e meridionale di ben 4 secoli. E mettici anche che di recente nel museo ha fatto capolino un ospite illustre come il martirio di Sant'Erasmo della Pinacoteca Vaticana, eseguito a Roma alla fine degli anni 20 del XVII secolo da Possenza. Proseguendo nella galleria si possono fare degli incontri inaspettati. Si passa dal volto di un vescovo angioino, uno dei primi ritratti autonomi della pittura europea, ad un politico, forse napoletano, imperniato su San Benedetto e le storie della sua vita. Sfilano poi testimonianze del Cinquecento meridionale, specie nelle sue varianti forestiere, dal senese Marco Pino, lungamente attivo a Napoli, alla colonia dei maestri fiamminghi, operosi tra Roma e Napoli alla fine del secolo. Ma è soprattutto nei nuclei barocchi e settecenteschi che il diocesano ha i suoi punti di forza. Sfilano nomi di primo cartello, da Massimo Stanzione ad Andrea Vaccaro. Un'opera esemplare conservata nel Museo Diocesano di Napoli è senza dubbio questo ritratto, o meglio questo doppio ritratto, che benché non sia noto come meriterebbe, rimane una delle opere più importanti presenti a Napoli. Raffigura il vescovo Umberto d'Ormont, un altissimo prelato ai tempi degli Angiò, e un ritratto postumo eseguito poco dopo la sua morte. L'autore del dipinto è con tutta probabilità un maestro umbro o forse romano che, tra le altre cose, eseguì un mosaico di Madonna e Santi nella Basilica di Santa Restituta. Si firmava Lello, cioè Raffaello. Sul piano dello stile non siamo lontani da Cavallini stesso, a cui, non a caso, l'opera è stata autorevolmente riferita. Ma avviciniamoci, colpisce l'esattezza con cui è reso il viso. Un volto un po' imbalsito dagli anni e forse anche dalla cattiva alimentazione. Il protagonista sembra voler catturare la nostra attenzione. Il volto, non perfettamente centrato, scarta leggermente di lato come a voler instaurare un dialogo con chi lo guarda. Mai nessun morto è stato più vivo di questo vescovo angioino, dinanzi al quale, come spesso capita nei ritratti più riusciti, non si capisce chi guarda e chi è guardato. Sia come sia, il vescovo Umberto è il vero biglietto da visita del Museo Diocesano. Un quadro, una scultura o un affresco sono stati e rimangono il deposito della nostra memoria civile e oggi possono tornare ad essere un faro che illumini le prossime stagioni di ripresa.